Diamo il buongiorno e il benvenuto? Sì, dai, andiamo a parlare un po' di Milan, dai. E lo facciamo con Daniele Daino. Ciao Daniele. Ciao, buonasera, ciao. Ti ho sentito, ed è pienamente condivisibile. Bene, andiamo a presentare anche l'altro ospite, che tra l'altro è una new entry, è un esordio, quindi mi fa molto piacere. Diamo qui il benvenuto a Alessandro Iacobone, vicepresidente dell'Associazione Milanisti, 1899. E cofondatore di Radio Rossonera, tra le altre cose, quindi noi abbiamo anche spesso il direttore di Radio Rossonera. Alessandro, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio e grazie a voi della convocazione, è un piacere, guarda, vi seguo spesso. Grazie Alessandro. Alessandro, vuoi anche te un tuo pensiero su questa questione? Poi andiamo a parlare un po' di Milan. Sì, perché ci arrivano sono delle domande, descrizioni, quindi vogliamo chiederti se è così. Assolutamente, assolutamente, non riuscirò a eludere quello che è il problema del Milan oggi, quindi però giustamente volevo accendere e confermare quanto da voi detto, perché io credo che il mondo del calcio viva veramente così tanto in un altro substrato diverso da quello reale, che ha pensato a lunghi tratti di essere inattaccabile anche da un problema grosso come quello del coronavirus. Il problema è che le istituzioni hanno gestito, sia quelle politiche che quelle calcisticamente politiche, hanno gestito la vicenda come peggio non si poteva, facendo confusione, creando delle differenze vere, esatto, tali. Comunque in ogni caso in pochi ragionano con la testa da campo. Anche spostare una gara o non sapere a 48 ore se si gioca o no, in una preparazione di gare che a volte venivano preparate con 7 giorni di allenamento non solo fisico ma anche mentale a determinati match crew, e questo sono tutti valori che vanno essere sballati e alterano, non perché ci sia dietro un complotto, ma alterano perché ovviamente sono tutti piccole parti di una costruzione a preparazione di una qui, gara e esatto, di un campionato. Qui, io chiuderei solo dicendo che la persona tacciata è spesso presa in giro per la sua bassa scolarizzazione, che è Gattuso, ha detto le cose più sagge. Esatto. Infatti, quindi forse meno lauree e più umanità e più senso. Bravo Alessandro. Bravo Alessandro Iacobone. Tra le altre cose aggiungo che D'Alpino dovrebbe, oltre che rispondere a Marotta come ha fatto, doveva rispondere pure a Gattuso e Liverani, perché anche loro hanno detto delle cose molto importanti. Però ripeto, in questa situazione secondo me il bene primario, la cosa a cui pensare, era soltanto la salute della gente, quella situazione che si sta vivendo, quindi prendere dei provvedimenti che siano, diciamo, che vanno in quella direzione, garantendo naturalmente anche la regolarità dello svolgimento del campionato. Questo è, però bisogna fare una scaletta di valori. Nel calcio molte volte questa scaletta non viene fatta, perché come diceva Alessandro, sembra che il calcio viva al di fuori di quello che avviene nel contesto sociale. Non è così, noi chiediamo questo. E qui io dico, e chiudo, apro e chiudo la parentesi, le responsabilità sono anche di chi governa il nostro paese, che forse doveva prendere una decisione più netta, più forte in questa situazione, non soltanto chiudere tutte le attività sportive come ha fatto, ma andare anche dal mondo calcio e dire, signori miei, dei paletti, l'emergenza è questa, volete continuare a giocare? Sì, allora giocate, lo fate così. Perché lo dico io, comando io il paese. No, anche perché poi il calcio è veicolo soprattutto alle nuove generazioni di messaggi, e purtroppo il calcio ultimamente... E il messaggio, qual è? Giovani, potete fare come volete, cioè, perché tanto... Esatto, bravo, è quello di confusione, mentre avrebbe dovuto educare, anche perché poi vedo che le città, le metropolitane si stanno riempendo, i centri commerciali si stanno riempendo nuovamente, c'è chi fa ironia su un problema che non è ancora risolto, è forse sottovalutato, e c'è bisogno di prevenzione. Purtroppo mi ricorda un po' quando si facevano le battaglie nell'utilizzo del preservativo contro l'AIDS ai tempi, e si facevano più dimostrazioni e flash mob nelle piazze per il diritto nella libertà di amare, piuttosto che evitare un problema che era quella della diffusione di un virus che allora era letale. Bravo. E preoccupante. Sì. Alessandro, sono molto d'accordo sia con te che con Daniele Daino. Parliamo un po' di Milan, di quello che sta succedendo, perché arrivano un sacco di domande, tra l'altro già le stanno facendo proprio su questa situazione. Vi chiedono, insomma, se fossi nei panni di Boban e Maldini ti sentiresti più tradito o preso in giro dalla proprietà? Già arrivano queste domande. Ma addirittura, no? Insomma, ci sono queste indiscrezioni che tra Milan e Boban già siano arrivati ai titoli di coda, e quindi allora, potrebbe anticipare la
addio anche a stagione in corso. Noi abbiamo titolato frattura totale. Daniele Daino, parto da te, dai. È una cosa che mi ha lasciato un attimino questa situazione del Milan, insomma, poi è avvenuta in questo momento, no? Dove prende dove poco la componenti... scena. sì, prende la scena, ma no, ne prende poca, perché ovviamente si parla Esatto, ma io la guarderei un po' più da dentro, insomma. Io penso che al Milan, quando si è deciso di dare la piena responsabilità sulla parte tecnica, quindi solamente dalla parte tecnica e delle scelte, no? Tecniche, allenatore, a me mi sembrava che all'inizio tutto era chiaro, insomma, dove Paolo Maldini insieme a Zvonimir Boban si devono occupare della parte tecnica della squadra, quindi della parte sportiva, mentre per Gazidis, l'amministratore delegato, era riservata la parte di rilancio economico del club, e quindi un discorso di marketing, sul discorso, insomma, gestionale dei rapporti con le aziende, con tutto quello che è poi il fatturato del Milan. A questo punto invece mi sembra che in tutto, siamo a marzo, è scoppiata una cosa che a me mi ha lasciato un attimino perplesso. Poi sapete, quando escono fuori queste cose, soprattutto in una società importante come il Milan, io poi ci ho vissuto, sono due le cose: o il Milan si sta preparando a un cambio societario, dove sì, Elliott magari sta già trattando un'eventuale cessione del club a un papabile acquirente, poi si era parlato di Arnaud, sì, tanti personaggi, insomma, di un certo livello sono interessati eventualmente anche a rilevare il Milan. Però sai, noi da fuori non lo possiamo sapere. Sulla questione interna, adesso la situazione è una situazione che è arrivata, secondo me, a un non ritorno, insomma. Qualcuno deve lasciare il Milan. Poi se Elliott continuerà a essere il fondo che gestirà il Milan, spetta a Elliott pronunciarsi, insomma, e definire bene qual è la situazione del Milan. Certo è che tutta questa situazione non fa bene al Milan, tra l'altro un Milan che si stava ritrovando calcisticamente parlando, stava trovando continuità, si stava crescendo in un certo, da un certo punto di vista. E anche il nome dell'allenatore in questo caso è un po' destabilizzante. Certo. Voglio sentire anche la posizione di Boban, conoscendolo, perché poi il caso l'ha aperto più Boban anche a livello di vero, con le sue dichiarazioni. Assolutamente. Però conoscendo Zvonimir, che ha giocato con me, caratterialmente, di questo ne sono convinto, è che lui sarà il primo a lasciare quando le cose non sono chiare e ben definite. Allora, tantissime domande, Alessandro, stanno arrivando per voi, vi chiedono chi va via, rimane Boban, va via, deve andare via Gazidis, insomma, si stanno scatenando i nostri ascoltatori. Sì, andrebbe mandato via Gazidis e confermati Boban Maldini. Vedi, 331-8200-23, ci sono anche degli audio, li facciamo sentire. Alessandro, una risposta anche da parte tua. Alessandro Iacoboni. Ma io credo che in questa situazione Milan di galleggiamento nella mediocrità, sia di classifica che di fatturati, nessuno possa erigersi a essere salvato su questa fatidica torre dove sicuramente qualcuno dovrà essere spinto giù. Questa metafora rappresenta quello che succede nei piani alti di casa Milan. È ovvio che, conoscendo per questioni di lavoro, gli anglofoni difficilmente accettano ingerenze come quelle perpetrate da Boban, mezzo stampa, poi tra l'altro con accuse dirette, nomi e cognomi, e anche termini abbastanza duri. Se nei contenuti posso essere d'accordo come milanista, perché ovviamente avranno sempre una card, una special jolly Boban e Maldini ai miei occhi per la storia che hanno scritto con la maglia rossonera, a livello manageriale potrei dire che o è volontario affinché la bomba defraghi in questo momento, e quindi qualcosa di pianificato, o perlomeno sono interventi intempestivi nei toni e nei modi. Si sarebbe potuto lavare tu dici, diciamo, Boban doveva evitare questa uscita, giusto Alessandro? E questo un po'... Io da tifoso milanista quale sono, vedo il Milan come
unico minimo comune denominatore, e il bene del Milan non lo sono fa d'accordo. Sicuramente intervenendo in questa maniera. Cioè tu dici, ha fatto il danno Gazidis dicendo appunto di Ragnic, se dopo tu fai la stessa cosa ti abbassi al suo livello, cioè stai anche tu creando confusione, questo è un po' il senso, giusto? Allora, diciamo la verità, alzare il telefono e convocare Gazzetta per fare delle dichiarazioni, io ad oggi come milanista avrei preferito si fosse alzato il telefono per lamentarsi contro Calvarese, Laia e tutti quelli che sono quelli che il Milan pensa essere i casi arbitrali che stanno influendo tanto quanto anche nella nostra classifica. Quindi come dirigente avrei preferito vedere un'azione, diciamo bruciarsi il bonus della prima pagina di Gazzetta per dire il Milan non ci sta alle conduzioni arbitrali, giusto vere che siano presunte, però in difesa di quello che è la propria azienda, propria squadra, proprio brand. Dopo è chiaro che è il segreto di Pulcinella, gli operatori del settore sanno benissimo che all'interno del Milan, indipendentemente dalle dichiarazioni dello stesso Gazzidis a Gazzetta sempre, dove diceva che era un gruppo unito, nessuno ci credeva, è un po' come... però è chiaro che la vecchia gestione, tra virgolette anche da me criticata ai tempi di Galliani e Berlusconi, quando ci fu il caso Allegri, Pippo Inzaghi li mise davanti ai microfoni di Milan Channel e li mise a forza di fronte per calmare la situazione. Poi si sa che tuttora non si amano e si guardano in camera. Però ci ha provato in questa. Esatto. Hanno bisogno di seguire una certa linea per mantenere l'ambiente, visto che non abbiamo una rosa di leoni, ma di gattini bagnati che alla prima difficoltà vanno in panico. La squadra potrebbe subire questo tipo di situazione. Ti fermo un attimo, Alessandro, perché c'è un audio, ve lo faccio ascoltare, poi abbiamo ancora qualche minuto per stare con noi su questo tema. Vai, un audio veloce. Salve a tutti, sono Salvatore. Volevo chiedere ad Alessandro se secondo lui l'eventuale approvazione del progetto per il nuovo stadio a Milano possa sbloccare la trattativa per una cessione della società da parte di Elliott, perché così voglio dire il Milan avrebbe un asset in modo da renderlo più appetibile. Grazie, però voglio ripartire da Daniele Daino. Daniele, ti chiedo invece che cosa può succedere da qui, poi la domanda la facciamo rispondere ad Alessandro, cioè che cosa ti aspetti dopo queste dichiarazioni? Ma intanto sono in accordo, insomma, penso che Boban, per quanto abbia ragione, per quanto siano giuste le sue affermazioni e dichiarazioni e la presa in causa, insomma, della situazione, io avrei aspettato comunque il termine del campionato. Del campionato, ma perché vedi? Dico aspettare il termine del campionato? Dico di aspettare il termine del campionato perché al Milan, e ormai ci siamo abituati, ed è forse anche giusto, a Milan non c'è spazio. Se non arrivi in Champions, chiunque vive il progetto Milan, o da dirigente o da giocatore, tutti sono valutabili in tal senso, e quindi è soltanto il risultato della squadra, del club durante la stagione che determinerà io ho fatto bene, tu hai fatto male, si è chiuso in crescendo, e quindi ci sono margini con piccoli inserimenti, insomma, di alzare l'asticella e di arrivare all'obiettivo l'anno prossimo. Però una cosa è sicura: al Milan, se non arrivi in Champions, chiunque lavorerà al Milan, da dirigente tecnico sul lato sportivo, se non arrivi all'obiettivo, tutto viene messo in discussione. Poi certo, se viene messo in discussione Boban e Maldini sulla parte tecnica, è normale che poi, per quanto riguarda il futuro Milan che verrà, sarà tutta un'incognita, insomma, perché poi arriverà magari un allenatore nuovo, si parla di questo Ragnic che fa anche da manager, e che quindi la figura di un direttore sportivo o di un uomo sulla parte sportiva ne viene a meno. Quindi io aspetterei la fine del campionato, vediamo questo Milan dove può arrivare. Insomma, è migliorato tanto, ha trovato un assetto che è positivo, facciamogli finire il campionato. Ti richiedo solo una cosa al volo, Daniele, perché ho ancora... tu confermeresti Pioli? Dimmi solo sì, un sì o no, lo confermeresti? Dico che se non ci sono alternative valide, ma per alternative valide a Pioli in questo momento e in questo Milan, le alternative possono chiamarsi Sarri se va via dalla Juve, o comunque un allenatore
di una certa esperienza. Spalletti, mi viene da pensare, che comunque ha sempre portato le squadre in Champions League dove è andato, poi non è rimasto, però l'obiettivo ci arriva, c'ha più esperienza, più polso e più da grande club. Lì dipenderà molto dalla disponibilità degli allenatori. Se mi chiedi di continuare con Pioli, io Pioli, devo essere sincero, non lo vedo come un allenatore per grandi progetti, insomma. Però Boban si lamentava anche di una cosa, sino di capire quanta disponibilità finanziaria poi questo Milan ha per poter progettare. La disponibilità del Milan dipenderà molto dalla probabile e possibile cessione di questo club, perché onestamente ce la dobbiamo vedere tutti da fuori, dai giornalisti, dagli addetti ai lavori, chi è dentro al calcio. Cioè, il Milan è gestito non come un club che storicamente eravamo abituati, io per primo che ci ho vissuto tanti anni, il Milan visto da fuori oggi è veramente tanta confusione, e questo il Milan non lo merita, e il Milan ha bisogno nuovamente di avere un presidente come lo è stato Silvio Berlusconi. Ovviamente non sarà facile trovarlo, ma il Milan ha bisogno di un presidente, non di un fondo. Alessandro, stiamo parlando del Milan naturalmente. Sì, chiaro. Io credo che Elliott non veda l'ora di impacchettare Milan progetto stadio, quindi con un asset, anche solo con accordi scritti che sono sufficienti per poter vendere l'idea di un pacchetto completo, anche perché poi ha visto che il calcio è un SPA, viaggia su frequenze completamente diverse. Un bacino di 14 milioni di tifosi che fanno pressioni che in altre aziende non ci sono. Detto questo, è chiaro che ha poco tempo, perché adesso ha un patrimonio netto importante di 134 milioni, però visti i bilanci e le previsioni andrebbe a intaccarlo, se non utilizzando un player trading che depauperebbe ulteriormente la rosa vendendo i giocatori più importanti, e non è la soluzione nel calcio migliore sicuramente. Quindi io credo che lo stadio sia un bivio importante, mi auguro che si decida presto sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda la situazione del Milan, è chiaro che ad oggi bisogna anche però capire quelli che sono i plus che ha portato la nuova dirigenza, ovvero quella destinata a curare i ricavi e soprattutto la gestione del marchio Milan. Non per colpa di Gazzidis, ma è già da un po' di tempo che il Milan ha un fatturato della vendita della licenza del marchio pari a quello della Ferragni. Questo è grave, nel senso che non si può fatturare 2 milioni e poco più per la vendita del marchio Milan per la produzione di pigiami, cuscini, ricciotti o cose del genere. Il Milan ha un valore storico non solo sul campo, non solo nel palmarès e negli almanacchi, anche a livello commerciale, e credo che questo sia il delta che può da un lato aumentare perché non viene sfruttato, però dall'altro tranquillizzare la tifoseria rossonera, perché qualora arrivasse un management in grado di sfruttarlo ci potrebbero essere grandi, grandi margini di crescita. Bene, allora prima di salutarvi proprio vi do un minuto a testa sulla partita di Coppa Italia di ritorno, che si dovrebbe giocare tra l'altro a porte chiuse. Si parte dall'1-1, quante possibilità date al Milan? Daniele Daino, in percentuale. Ma io dico che affrontare la Juve soprattutto in questo momento, che ha da pensare al campionato, ha da pensare alla partita di ritorno con Lione. Poi è anche vero che la Juve è abituata a giocare su più fronti, ma io dico che il Milan ha le sue chance. Poi forse molto probabilmente ci saranno, non so se delle squalifiche, perché adesso non ricordo male, ma il Milan mi sembra che debba giocare a Torino molto probabilmente senza Ibra, che ha preso la doppia munizione. Sì. Adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che il Milan dovrebbe avere qualche defezione, sì, ma al di là di quello, secondo me il Milan andrà a giocarsela, non ha nulla da perdere, quindi io ci andrei veramente libero di testa e me l'andrei a giocare. Poi il fatto di giocarla a porte chiuse, insomma, può facilitare in parte la missione sulla preparazione della partita, e quindi trovare un ambiente che non è un ambiente, insomma, è difficile, ma io penso che i giocatori del Milan non abbiano quel tipo di problema, perché se giocano nel Milan, insomma, non penso sia il problema giocare a porte chiuse aperte. Per quanto riguarda la partita, ripeto, secondo me il Milan ha buonissime chance di passare il turno, così come le ha la Juve,
ma io ci andrei veramente tranquillo di testa, andrei a proporre un calcio propositivo. Tra l'altro le ultime partite del Milan in tal senso mi sono piaciute, una linea difensiva alta, io andrei con quell'atteggiamento. Con quell'atteggiamento, dice Daniele Dain. Con quell'atteggiamento dell'ultimo propositivo, mese del propositivo. Milan. Poi uno ci prova, insomma. Certo, poi certo. Il turno, insomma, non penso sia un grosso problema, ecco. Bene, Alessandro Iacobone, poi vi salutiamo e vi ringraziamo tantissimo sulla possibilità del Milan, dai. Beh, credo che la situazione di confusione possa, tra virgolette, ridare qualche fish a favore del Milan, che andrà a Torino senza non solo Ibrahimovic, ma senza Teo Hernandez e senza Castillejo. Quindi diciamo che sono i giocatori più in forma, quelli che stanno in questo momento storico spostando, tra virgolette, gli equilibri, che noi non abbiamo una gran panchina, abbiamo visto gli inserimenti di Paquetà e di Vecchio che non sono stati, diciamo, utili alla causa. Quindi in maniera molto preoccupante, con defezioni importanti, però il calcio è anche bello perché fa delle sorprese, regala delle sorprese, quindi la magia al fischio iniziale si gioca in 11 e speriamo che appunto che la distrazione della macchina schiacciasassi juventina per appunto tutte le situazioni contingenti possa dare una chance in più al nostro Milan, perché potrebbe, tra virgolette, dare un senso anche a questa stagione, magari anche appianare alcune divergenze societarie. Grazie. Bene, grazie ad entrambi, Daniele Daino e Alessandro Iacobone, grazie veramente, un abbraccio, a presto. Grazie a voi, buona serata, un abbraccio. Maracanã.